Buongiorno a tutti. Niente, volevo farvi vedere come realizzare un tendisagola per un fucile subacqueo. Io sono partito da un pezzo di elastico tagliato. L'ho tagliato in due o tre pezzi più o meno di lungo, facendo attenzione naturalmente. E ora io sto procedendo a fare dei buchi a 1 cm più o meno l'uno dall'altro che serviranno a passare la corda all'interno. Un po' di attenzione con una buca cinture. Andiamo a fare i buchi che serviranno per passare la corda all'interno. Ecco qua, non so se si vede. Facciamo una serie di buchi alternati uno dall'altro. Ora, una volta finito, vi farò vedere il risultato. Allora, il lavoro è finito, come si può vedere, ecco qua ho fatto questa serie di buchi. Ora, attraverso questa serie di buchi, infiliamo lo spezzone di cordino che ci serve per fare il nostro tendisagola. Un po' di pazienza. Facciamo un seguirsi una serie di passaggi alternati da una parte e dall'altra della gomma. Un po' di pazienza perché il buco, anche se è stato fatto bene, è comunque stretto, quindi per passarci la corda è un po' difficile. Facciamo questo tipo di passaggio così, alternativo, alternando alto il lato superiore con il lato inferiore. Ecco qua.
Ci è voluto un pochino di tempo, però è finito il lavoro, diciamo, quasi finito. Ora, che facciamo? Facciamo in modo da fissarlo con dei nodi costrittori. Intanto qua gli facciamo un'asola che serve per poi essere collegata al filo del mulinello. Un'asola, un doppio nodo, semplice. Questo doppio nodo noi possiamo lasciarlo così volendo, perché già così ha fatto il suo effetto. Volendo possiamo legarlo con altri due nodi costrittori alle estremità. Questo è il lavoro, diciamo, che fa da ammortizzatore. Possiamo lasciarlo così volendo, oppure possiamo mettere due costrittori in modo da bloccarlo. Allora, questo è il risultato finale. Il tendisagola. Come potete notare, all'estremità ho realizzato due nodi costrittori, uno e uno due. Serviranno ad irrobustire il tendisagola. Se vi è piaciuto questo tutorial, un like. Niente, l'ho fatto solo per riutilizzare a chi di voi sicuramente avrà uno spezzone di elastico da riutilizzare, può farlo in questo modo, riutilizzando e realizzando un tendisagola per il fucile subacqueo. Credo sia un buon risultato. Se a voi fa piacere, lo ripetete facendolo voi stessi. E niente, è una cosa molto semplice da fare, quindi molto rapido e molto semplice. Un saluto a tutti e buon mare.